è praticamente morto, fradicio, nessun controllo, naturalmente. Il video che vi stiamo mostrando è stato girato nel parco di via Carlo Casini a Dragona dal proprietario della Fiat 500L, sulla quale un grosso albero si è schiantato in questi giorni di maltempo. Come denuncia nelle immagini, l'arbusto non sembra in buone condizioni di salute e pertanto il cedimento poteva forse essere evitato con dei controlli accurati. In questo caso è crollato su una macchina, ma si sarebbe potuto schiantare su una persona o peggio su uno dei tanti bambini che frequentano il parco. Questo rappresenta un pericolo anche perché si è rischiata una tragedia. L'albero ha preso una macchina, poteva passare qualcuno, poteva esserci qualcuno. Questo sì, certo, ce ne sta pure un altro che non so se è tanto sicuro, quello accanto. Alla potatura e al controllo di questi alberi non c'è nessuno che lo faccia. Qui c'è il parco giochi dei bambini. Ogni tanto vanno monitorati, insomma, vedere i rami, anche con questo vento, vedere un attimino com'è la situazione. Secondo me dovrebbero essere più controlli per i bambini, tanto che giocano qui, ci sono tanti bambini qui, quindi devono essere più controlli. Avete paura che possano verificarsi altri crolli degli alberi? Io penso di sì, perché pure questo è stato rotto, pure quell'altro dietro. Rotto, penso per il vento. Devono vedere tutti gli alberi perché se no non possono giocare qui i bimbi. Uno casca, ci sono i bimbi qua. Gli alberi necessitano di controlli periodici per verificarne la stabilità ed evitare che possano cadere come in questo caso. Inoltre un aspetto importante che quasi mai viene preso in considerazione è la loro ripiantumazione. Cadono o vengono abbattuti e mai sostituiti. Parecchi sono morti dopo i lavori che avevano fatto tanti anni fa, perché hanno rialzato il terreno, per cui sono soffocati. Vengono mai ripiantati? No, nuovi non emettono, no. Gli alberi, lo ricordiamo, aiutano a combattere il riscaldamento climatico, assorbendo l'anidride carbonica e contribuendo alla pulizia dell'aria. Potrebbero essere la nostra salvezza, soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Gli alberi sono necessari, ma vanno attenzionati per farli crescere in modo sano e non trasformarli in un pericolo per la cittadinanza.